Buongiorno Cristian, innanzitutto partirei facendo una domanda sulla partita che è appena terminata, com'è andata, come sta andando questo torneo qui a Milano? Bello, è divertente, no? Poi è l'occasione per rivedere gli amici, stiamo organizzando in questo periodo diverse iniziative, quindi è molto piacevole e divertente anche perché ci tiene un po' allenati. Amici del mondo del calcio, anche i suoi ex compagni di squadra, calcio che finalmente questa sera torna in Italia con la ripresa della Serie A. Questa sera sarà la volta del Milan che affronterà l'Empoli al Castellani. Che partita ci dobbiamo aspettare questa sera? È una bella partita perché sono due squadre che giocano a calcio, anche il Milan lo sa che affronterà una squadra piena di qualità, di bravi giocatori, giovani e che cerca di non speculare sull'avversario, quindi questa è una cosa importante e verrà fuori secondo me una bella partita. Una buona partita, però il Milan dovrà fare a meno anche di alcuni calciatori importanti quali Theo Hernandez e Maignan. Dovranno essere probabilmente sostituiti da Tatarusanu e Balotelli. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questi due calciatori che non hanno giocato moltissimo con la maglia Ci dobbiamo rossonera? aspettare la voglia di dimostrare di essere all'altezza della situazione. Tatarusanu l'ha già dimostrato l'anno scorso quando è stato chiamato in causa, ha fatto delle ottime cose e quindi sono sicuro che all'interno di un contesto Milan che si sta creando, di una squadra che sta dando l'idea di essere un gruppo coeso, unito, possano fare la loro grande partita. Non scenderà il Milan soltanto questa sera in campo, ma scenderanno anche il Napoli e l'Inter. Tra l'altro l'Inter affronterà la Roma. Che partite ci dobbiamo aspettare da queste due squadre che probabilmente saranno le antagoniste principali del Milan per la lotta scudetto? Ma sono curioso di vedere Inter-Roma perché sono due squadre che hanno delle rose molto molto forti, che hanno l'obiettivo di vincere lo scudetto, quindi si affrontano in un momento, soprattutto per l'Inter, un momento abbastanza delicato e difficile, con un'assenza importante come Brozovic, che sicuramente è il cervello di questa squadra, ma ci sarà la possibilità di vedere, secondo me, un ottimo giocatore che è Zlatan, che dovrebbe essere un titolare aggiunto e quindi anche lì dovrebbe essere una bella partita con la speranza che poi il risultato finale vada a favore magari del Milan. Un'ultimissima domanda, su quale panchina la vedremo, se ci sono dei contatti magari con qualche squadra per poterla vedere allenare. Sì, ci sono stati dei contatti, ma è importante per me fare la scelta giusta, è importante non andare a fare cose di cui poi magari te ne penti, no? E quindi ci vogliono idee, ci vuole un mini progetto, un qualcosa di interessante che possa aiutare la società e che possa aiutare anche me nel fare un qualcosa di giusto e di bello. Non mi va più di fare cose scommesse, ma è importante programmare. Mi hanno sempre insegnato che per vincere il Milan ne è la grande dimostrazione che parti dalla società, passi dall'allenatore e poi dopo vai sui giocatori. E questa è la cosa che deve succedere. Io spero di trovare un qualcosa di questo genere. Grazie mille. Grazie.